Buongiorno, eccoci di nuovo a colazione con la mia mano ferma. Oggi credo che sia un po' meno instagrammabile, ma vabbè, cioè, per me il succo è che sia buona. Allora, vi volevo segnalare la mia colazione di questo periodo, che in realtà l'alternavo al porridge. Adesso con sto caldo il porridge dovrei fare quello overnight, ovvero quello che lasci la notte in frigo e si ammolla. Vi volevo segnalare al Conad questo pane qui. Il filone rustico che ha degli ingredienti ottimi, dei valori ottimi. Infatti, questo è quello che ho finito e questo è quello che ho ricomprato perché è veramente, veramente, veramente buono. Fatto però tipo riscaldato un po' in padella, e sono le fette già tagliate. Vabbè, molto buono. E io lo faccio con la marmellata. In questo caso è questa di Zweig, si chiama, cioè si legge Zweig, 100% frutta. Scusate la, ecco. Che mi si muove tutta la mano, e un po' di burro d'arachidi. Questo qua è arachidi puro al 100%, delicious. Qua, che purtroppo sta finendo, e ci sono tutte le arachidi a pezzettini dentro. Mangio tre fettine di queste e via. E ovviamente il mio immancabile tè verde. Tra l'altro, questo tè verde Lipton è buono perché, al contrario di alcuni, non sa tipo di pesce. Alcuni hanno un retrogusto strano, tipo di pesce. Non lo so, forse sono pazza io. Comunque, questa è la mia colazione. Oggi è mercoledì, quindi indovinate dove andremo? Al mercato. Strano. E comunque, mangio e vi aggiorno dopo sul da farsi. Eccoci, benvenuti. Stavo mettendo le schiaffe, ho detto, vabbè, facciamo un video dove mi trucco. Almeno ci facciamo compagnia a vicenda. Sto mettendo appunto l'SPF, anche se volevo mettere il fondotinta, diciamo cushion, vabbè, fondotinta, questo qua di il Couvrance di Avène, che ha l'SPF 50, però vabbè, lo sto mettendo così. Questo qui è quello che mi avevano inviato nell'ultima collaboration. Allora, non è male. L'odore sa un po' di sorbetto al limone, però è leggermente appiccicosiccio. Carina la cosa se vuoi fare grip col trucco, altrimenti. Allora, mi truccherò super leggera perché per andare al mercato dico chi se ne. Ho delle sopracciglia orribili, devo farmele, ma per fortuna la qualità è schifo, quindi non si vede niente. Ma oppure lo scarico dietro, un bijou. Niente, mi sto truccando leggera leggera perché sti cavoli. Vado a mettermi il Couvrance nella colorazione Sable Beige, questo colore qua direi che è abbastanza dice del mio colore. Lo vado a mettere con la spugnetta, non con la sua perché non mi fa morire. Lo vado a mettere con la mia spugnetta. Non ne metto tanto perché sto fondotinta è super coprente, cioè proprio coprentissimo. Cioè, alta, media. Qua ho brufoli, macchie. Questa è la mia parte peggiore. Ve lo faccio vedere qui. È proprio bello. Bello coprente sto coso, però se si esagera fa troppo 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 spessore, cioè se mi gratto e lo metto e poi mi gratto rimane la grattatina di mano con dell'unghietto, quindi bisogna metterne poco e se ne metti così poco non penso che l'SPF che è all'interno funzioni. Comunque sto brufolo era gigante, mi è esploso ieri sera perché io non mi schiaccio i brufoli, è una cosa che odio da morire. Poi invece con l'altro, perché ne ho due, ho questo Sable Beige e poi il colore più scuro da Doré Honey, che è così. Con quello più scuro vado col culetto della sponge e faccio tipo leggermente così. Cioè, per dare un po' di ombreggiature al viso e nello stesso tempo aumentare la coprenza del fondotinta, cioè del fondotinta dell'SPF in sé. Poi volevo fare insieme a voi
Anzi, lo faccio dopo, dai. Le labbra le facciamo dopo. Per le sopracciglia ho comprato il Geisha Brows nel colore brunette, credo che sia. Non lo trovo. Comunque, lo 03 è un po' scuretto, però effettivamente cioè, è quello che più si avvicina al mio colore di capelli. L'unico problema è che non lo so utilizzare. Cioè, a parte ho scoperto l'altro giorno, dopo 3 giorni che ce l'avevo, che il pennellino si fa così. Non lo sapevo. Comunque, devo dosare anche questo qui abbastanza, perché sennò fa un pastrocchiolo. L'ho comprato in un negozio di cinesi qua a Siena. Che vende Astra. Ditemi voi, secondo voi, qual è un prodotto Astra che vale la pena comprare. Cioè, sto pennellino non mi fa... forse sono troppo... Sto pennellino non mi fa morire. Ma se per sé questo prodotto non lo so. Perché l'avevo messo un giorno in cui faceva molto molto caldo, dato che è waterproof. Ma mi si è un po' sbavata la go di qua, la parte finale, quindi... Perché dici che sei waterproof? Ah, magari ho sbagliato a metterlo io, quindi gli do un po' di chance. Diciamo che darò un mesetto di prova. E poi me le ripetino perché... Ok, poi metto leggermente, cioè occhiaie ne ho tante. Si vede? Sì, ho le occhiaie. Più del solito, perché... Non si sfugge, alle occhiaie da madre non si sfugge, però vado a mettere come correttore il Bear With Me di NYX, che vi ho già detto la mia. Non è male, la smiltate la tengo sempre qua ed è ottima come cosa, perché non mi fa zozzare né la spugnetta né tutto ciò che mi sta attorno. Mi sono sporcata le unghie con... qualcosa di aperto comunque. E questo ne metto un cicciolino per tutti e due gli occhi. Il mio colore è il... Oggi non trovo i colori di niente. Golden. You're so golden. E mi va un po' a goldenare il tutto qua. Ok. Poi ho rispolverato un prodotto di MAC, che è questo, che in realtà è distrutto. Questo me l'aveva inviato MAC 100 anni fa. Oh, vedete? È tutto spaccato ed è tipo un blush bronzer luminoso bellissimo e si chiama Into Eternity. L'avevo messo in preferiti di 100 anni fa, sarà scaduto, ma non fa niente, perché comunque il blush è una cosa, metti un attimo, c'è proprio spappolato. E questo coso è bello perché è super luminoso ed è questo colore, bello. Con queste luci non si capisce nulla. Then vado a mettere questo che sta andando tipo virale su tutti i social, è il pennarello di Kiko, il Long Lasting Color Lip Maker. Il mio colore è il 109, mi pare. Sì, 109. E su TikTok dicevano di fare, io vi faccio pure ste cagate, di fare il contorno, oddio, il contorno leggermente overline e poi sfumarlo. Ma non scrive più? Sto tamburellando qua. Ok, un po' di più.
Cioè, quasi. Le sopracciglia sono troppo scure. Ora provo a tenere la testa in giusto coso. Poi qua tipo si sfuma, dà l'effetto sfumatino. Non mi piace molto sto coso. Mannaggia a me che non ho guardato le recensioni prima di comprarlo. Vediamo se lo schiarisco un po' così. Poi sugli occhi metto solo, prima di mettere tutto vado con un goccino di Fix Plus, poi sono quella al cocco, anche un goccino, aia, ok, e poi vado a mettere un po' di mascara. Ma proprio pochissimo. Vedete il colore di quel pennarello? È proprio color carne. Quindi da quell'effetto un po' nature. Forse così rendono i colori, perché da vicino è troppo sparaflesciato. Comunque veramente mi metto un goccino. Oddio! Un goccino qua. Alla fine è giusto per e poi un po' sotto. Lo regalerò a mia madre sto coso che lei ha i capelli neri magari. Comunque i capelli zozzi, oggi farò lo shampoo dato che mi arriva il phon per fortuna. Mamma mia che degrado i miei capelli. Dato che ogni tanto quando ce li ho sporchi spruzzo l'olietto, la cosa rosmarino e l'olio sono ancora peggio. Comunque, proviamo a fare qualcosa di con la riga e mezzo. Proviamo a fare uno scignano basso. Prendiamo un altro po' di spray. Qua c'è uno spray con olio di, mi ricordo che, acqua di rosmarino e olio al rosmarino. Dato che fa bene ai capelli, me lo metto anche per quando devo fare un po' di, cioè invece di spruzzare l'acqua normale del lavandino, di mettere l'acqua normale del lavandino, spruzzo questa. I capelli sono comunque stoppaglia, si dice. Stoppaglia, stoppa, non so come si traduce, scusatemi, sono troppo siciliana. Vediamo, già mi sto stressando. Alcune volte mi è stato chiesto io come facessi i capelli così. Li leggo. No, non mi piace. Quei giorni in cui vi vedete un mostro di capita, spero di sì. Cioè, spero di no, ma spero che qualcuno mi capisca. No. Vabbè. Guardate quanto mi stanno cadendo i capelli. Da morire. Oh, spero che si riprenda la situa perché facciamo mia vecchia acconciatura. Allora, coso, questo da infilare qui dentro e questi schifezze qua, magari li pinziamo. Forcine. Distrutta. Ok, uno degli acquisti migliori da Primark è stato questo coso di forcine, che più o meno ti aiuta a raggrupparle sempre un po'.
troppo. Colleghiamo. Vediamo sto coso. Poi sto schifo qua. Vabbè. Orrenda, mi vedo mostruosa, ma oggi non dobbiamo demordere. Quindi quando fa caldo non bisogna stressarsi. E nada, aiuto. Ma sì, mettiamoci anche un po' di deodorante live. Andiamo da su, da giù. Comunque io sono team Dove forever. Cioè, ne finisco 25 l'anno. Comunque, dai, let's all. Andiamoci a vestire. Mi vestirò come l'ultima volta. Cioè, mi vesto sempre uguale per andare al mercato. Poi quello è il mio mood, il mio travestimento da mercato. Qui c'è un porcellino che dorme, che ora sveglierò per andare al... Questa è la papera che ho comprato da Primark. Tipo il Dudu. Oh! Andiamo, amore mio! È enorme, è diventato veramente enorme. È cresciuto tanto. Andiamo amore mio. Così ancora lo swatch del coso. Andiamo amore mio. Botuffolo. Buongiorno. Buongiorno amore mio. No. 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 Zero. 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 Eccoci, allora, salto temporale, sono tipo le 5 più o meno, ho fatto qualcosa a casa, ho dato il latte al piccolo ed eccoci qua. Vi voglio fare vedere le due cagatelle che ho preso al mercato. Il mercato nelle ultime settimane non mi piace più di tanto, poi inizia a esserci un casino perché qua è pienissimo di turisti, quindi anche, vanno anche al mercato ed è pieno, poi io non posso andarci con la fascia perché moriremmo di caldo sia io che Claudio, e col passeggino passare in mezzo alla gente è terribile, quindi già che io lo scomporto, in più non c'è tanto, non so, forse abbandonerò l'idea di andare al mercato in questo periodo estivo. Scusate, mi sto strappando qualche capello, mi va cadendo in giro. Quindi dicevo, non c'era nulla. C'era una bancarella che aveva tutto a 3 euro, che ha le cose di marca Amazon, non so. E questo è Find, la marca è Find by Amazon, made in India, ed è un pantaloncino così, che a vederlo, e costano 3 euro. A vederlo così ho detto, dai, ci sta, sembra carino, di qualità, bello spesso ma fresco. Mi sembrava carino come tessuto, è semplicissimo con la culisse. Il mio primo pantaloncino con la culisse, ho capito perché non ne ho mai avuto uno, perché mi stanno malissimo. Questa è una taglia M, sembrano abbastanza grandi e morbidi, in realtà addosso è un pannolino, cioè un pantaloncino di una lunghezza scognita. Pensavo che qui la coscia forse fosse un po' più morbidina eccetera, che fosse proprio da città carino da mettere così, no. Mi sbagliavo, quindi farò il reso. Ha anche le cuciture davanti, era carina sta cosa che ha queste, si vedono queste cuciture qua. Vabbè, farò il reso perché anche per stare a casa lo troverei scomodo, perché non è di quel morbido, cioè larghetto. No, peccato perché mi serviva, mi sarebbe servito un pantaloncino. Invece per Claudio a 3 euro ho trovato questa qua a 4 anni. Ma siccome era carina questa fantasia, queste sono tutte stock di negozio, non è seconda mano. Io compro anche, lo sapete, se avete visto qualche altro mio haul, compro anche per lui in seconda mano, non mi faccio problemi, però questa era nuova. E niente, alle balenottere. Carina, 3 euro. E la marca è Poco Piano. Poco Piano, 4 anni, basta.
questa. Made in Stighezzi. Hamburgo. Di Hamburgo. Dai, era carina. 4 anni, ci rivedremo tra 4 anni. Poi, a che sono qua, vi volevo fare vedere delle coselle che mi ha mandato un sito. Sapete bene che io ho la fissazione ormai della skincare, di queste cose qua un po' coreane. Ho già collaborato con un sito altre volte. Poi mi ha contattato questo siterello che si chiama Style Vanna. Ve lo lascio comunque scritto qua. E che vende anche cose di skincare coreana, giapponese, quindi. Cioè, io quando mi propongono collaborazioni che non mi entusiasmano, non lo slancio, rifiuto. Non sono una che veramente accetta tutto ciò che le viene proposto. Però questi, appunto, queste qua, anche se rischio di apparire ripetitiva, le accetto perché mi piace vederli, io ho di cose coreane e quindi, di conseguenza, è un argomento che mi interessa e più cose provo, più diciamo sono contenta perché mi appassionano. Il primo prodotto, io non li ho scelti io, me li hanno inviati loro così, loro ispirazione. E hanno fatto bene perché mi hanno inviato, questa la vedete così, proprio distrutta perché l'ho iniziato a utilizzare 2 settimane fa quando mi è arrivato il pacco. Ed è una hot burning, una crema per tipo di quelle che snelliscono. Mettiamo 800 virgolette, le gambe, mi sono sbattuta in bocca, i fianchi, eccetera, che sono quelle che fanno l'effetto caldo. Io non ci credevo molto a queste creme, poi una volta ho provato quella di Eurospin Amore, cioè quella crema era favolosa. Questa è un po' meno efficace di quella di Eurospin, quella lì se la trovate a Fior di Magnolia, mi pare che fosse, compratela. Io Eurospin qui non ce l'ho, quindi è da un po' che non lo uso. Però veramente top. Comunque, questa qui la sto utilizzando, l'effetto è bello caldo, bello intense, però non è così impattante come quella che ho già provato una volta. E continuo con le cose che ho già provato, ovvero questo qua lo sto utilizzando ogni giorno, o mattino, sera, un po' vario, perché lo alterno con quello al T3. Di queste cose che mi hanno mandato, mi è piaciuto tanto il pack, cioè mi sono sembrati super studiati, non lo so, belli, fini. Cioè, questo è così, Red Dot Award 2019 winner, ha vinto qualche premio. Che cosa sei? È un Black Rice Facial Oil, un olio viso al riso nero. È fighissimo, io gli olietti viso sono una delle mie più grandi passioni. Io spero che voi mi sentiate. Ah, perché c'è la finestra aperta, ma mi sta venendo il dubbio che si senta il casino sotto, ottimo. Ed è fatto così. La boccettina mi piace da morire, è un vetro bello figo e vedete la sto utilizzando e mi piace. Questa qua mi piace, ma ovviamente ancora è poco, dovete a lungo andare, però il feeling sul viso mi piace tanto. Poi cose che sto utilizzando, come crema giorno, da 2 settimane sto utilizzando questa qua, l'acido ialuronico Moist Cream. 5 tipi di acido ialuronico, quindi perfetto! Ed è una crema fatta a tubetto. Pratica per la mattina quando siete di fretta, il tubetto per me è molto igienico, al contrario del vasetto che devi andare così. Il tubetto è molto, cioè, mi piace. E mi piace di questa crema che è super super sottile, cioè bella sottile e ha tipo un effetto freschino e poi scivola tantissimo, non so come spiegarvelo, proprio evanescente sulle mani, super scivolosina, quindi sul viso è una bella sensazione e bilancia l'olio della pelle, l'oleosità della pelle. Comunque di tutto vi metto il link giù. Contenta che mi abbiano mandato questo. Poi mi hanno mandato questo che secondo me è il pack più bello. Cioè io quando mi sono arrivata ho mandato le foto a mia sorella che ero proprio euforica. È proprio tipo soft touch questo pack. Ed è un Yalu Sika Brightening Toner. Io già brightening per me la life. Ed è un tonico. Ho un sacco di tonici. Ho iniziato adesso uno a spray. Quindi prima di utilizzare lui dovrò aspettare un po'. Però guardate che figo. È fighissimo.
L'odore di questo è un odore, proprio non sa di nulla. Questo qui ha un odore non troppo forte, non fastidioso. Per me gli odori sono fondamentali. Se c'è qualcosa che ha un odore troppo forte o troppo chimico, già io lo scarto. Vediamo questo tonico qua. Lo sto aprendo. Vabbè. Anche ha il tappettino qua. Vabbè, e in soft touch pure il tappo. No, sti pack mi sono piaciuti un sacco. Sembrano una cavolata, ma per me io tipo un fetish. Poi mi hanno inviato un altro SPF, come avete visto stamattina io lo utilizzo sempre, e questo è 50 più, ed è fatta così. Una cosa che anche dell'SPF che ho io, che non mi piace, cioè, non mi ispira, che il tappo non è così, che fai così e vai, sembra una cagata. Ma è fatto così, devi svitarlo e quindi te lo devi tenere in mano, mettere la cosa così. Invece in quel modo sembra una cavolata, ma lo preferirei col tappino così apri e chiudi. Soprattutto è una cosa che devi mettere così velocemente, eccetera. Comunque, SPF 50, non l'ho utilizzato, non so che odore faccia, e lo utilizzerò quando finirò quello là. Oppure uno, Coral Reef Safe. Quindi non va a inquinare la barriera corallina, a distruggere la barriera, barriera corallina. E mettere 15 minuti prima dell'esposizione ipoallergenico. E niente, questa è la stessa marca del mio contorno occhi. Che questa azienda mi ispira proprio, perché sa proprio di organico. Bello. Ultimo product è un cleanser, al green plum, quindi plum che cos'è? Prugna, un pruno, e questo è il coso che a noi piace, così, e non l'ho ancora utilizzato, ma c'è la cosa? Sì, spero che ci sia, sì, c'è il cleanser, ne ho veramente tanti, ne ho due aperti, strano che io abbia due prodotti, due referenze per prodotto aperto. Un po' di casino. Contiene il 24.5 di Prunus Mume Fruit Water e il 2.94 Mung Bean Seed Extract. Toglie le impurità e la spazzatura dal viso. Molto curiosa di provarlo, ma purtroppo devo aspettare un po'. E poi la cosa che mi ha fatto morire, che forse ho amato più di tutti, che io ho una fissazione tipo con i, come si chiamano, raccoon, come si chiamano, i procioni, una fissazione con i procioni, e loro mi hanno mandato, che poi non ho visto, ho mandato la foto alle mie sorelle, questo amo, e sono dei cosi per gli occhi, Hydrogel Eye and Spot. E anche questo è chiuso, era tutto super sigillato. Di questi, dato che ho altri cosini contorno occhi aperti, non voglio aprire anche loro. E questa è la confezione. La confezione di questo è proprio 10 più. Quindi niente, questi erano quelli che mi ha inviato Style Vanna, made in Corea anche lui. E vorrei provare tutto. Cioè io, anche se sono piena di cose, sono curiosissima, infatti vorrei sbrigarmi, anzi vorrei aprire tutto e provare tutto a giro, però in questo modo non riesco a capire veramente cosa, come funzionano le cose sulla mia pelle. Se le mischio non so a chi attribuire i meriti o i demeriti. E quindi niente, questo era quello che mi hanno inviato. Io adesso, per la gioia di grandi e piccini, vado ad allenarmi, perché io mi alleno ogni giorno. Mi avete chiesto di fare un video anche su in direct, soprattutto ho ricevuto diversi messaggi e qualche commento qua, di fare un video su come mi mantengo in forma, sono tornata in forma dopo la gravidanza. Non so se farlo, non so se vi potrebbe interessare. Vi accenno che non sto facendo niente di particolare, ma magari così per confrontarci eccetera potrei parlarne senza turbare nessuno, comunque senza ci siamo capiti. E niente, noi allora mi vado ad allenare, dato che vi ripeto mi alleno ogni giorno, quindi se ho qualche risultato spero
è per quello, perché veramente con sto caldo, tutto, riesco a ritagliarmi il tempo. Vabbè, non lavoro, quindi il tempo tra le tante cose lo trovo, però riesco a trovare la carica per allenarmi e ritagliarmi tutta la giornata quel momento per me. Quindi niente, mi alleno, vi lascio giù come sempre gli allenamenti. Ogni volta che faccio il vlog vi lascio l'allenamento che ho fatto quel giorno, così se siete ispirati potete allenarvi. E ho provato il coso per le sopracciglia come eyeliner, perché ho detto, dato che come coso per le sopracciglia ancora devo capire se lo utilizzerò, vediamo, dato che dice che è waterproof, lo utilizzerò per allenarmi e vediamo. Ops. E vediamo se dura, vediamo se passa il dito. Cioè, se ne va subito. Ma ottimo. Vabbè, vediamo com'è con l'allenamento, come reagisce. Cioè, non nasce come eyeliner, nasce per gripparsi al pelo, però. Waterproof. Va bene, ci vediamo dopo. Allora, all'alba delle 22:19 io vi saluto, questa faccia distrutta totalmente, capelli zozzi, non vedo l'ora domani di fare uno shampoo rifocillatore. Vi saluto perché qua praticamente dormono tutti, mia sorella ha atterrato il volo, quindi vengono mia sorella e una mia amica, arriveranno un po' più tardi. Quindi io mi faccio la doccia e vi mando un bacio in sfattanza. Meno male che voi non dovete andare a dormire, così non fate gli incubi. Va bene, grazie per la compagnia. È sempre un piacere. E noi ci vediamo alla prossima, al prossimo video, che penso che sarà quello su allenamenti, cose. Che dite? Boh, fatemi sapere. Ci vediamo alla prossima. Buonanotte.